Grazie per la presenza, grazie al responsabile del servizio teatro Fabrizio Scagliotti che è da ormai qualche anno il vero abitante di quel luogo, è colui il quale, sì perché pernotta anche lì ormai immagino. Buono locale. A volte sì. Quando serve. Non serve pernotta lì. Da tutte a parte il nostro teatro è, che è a gestione diretta, quando giro il Piemonte, mi piace dirlo, in tantissimi mi chiedono ma voi avete un ente specifico che si occupa del teatro, della stagione teatrale, di tutto quello che gira attorno al teatro, che non sono solo gli spettacoli in cartellone, ma sono tutte quelle decine, vero Fabrizio, di iniziative che albergano nel teatro, che trovano ospitalità. E noi in realtà noi abbiamo un'organizzazione interna che si basa su poche persone di buona volontà che ci tengono molto al proprio lavoro e che fanno in modo che il teatro municipale sia il vero tempio della cultura di tutto il Monferrato. Peraltro stamattina ero al Teatro Carignano e nell'elencare il responsabile della manifestazione alcuni importanti teatri piemontesi agli ospiti di fuori ha elencato il Teatro Municipale di Casale. Questo ci ha fatto molto piacere, ha fatto molto piacere a me come sindaco, mi sono presentato proprio in quell'occasione sentendo parlare del nostro teatro. Mi piace ricordare oggi che presentiamo la stagione teatrale e poi chiederei a Gigliola e a Fabrizio di approfondire sul tema, ricordare il fatto che siamo riusciti quest'anno grazie a un bando che tenacemente l'assessore Fracchi e io abbiamo voluto perseguire a mettere le mani su alcune aree del teatro e su alcuni, diciamo, alcuni particolari, per esempio le finestre, la coinventazione del tetto e altro, che effettivamente davano grossi problemi. Chiunque di voi sia stato a teatro d'inverno sentiva che ogni tanto arrivavano, quando c'era vento, delle folate di vento gelido che non testimoniavano il buono stato di conservazione delle aperture, e avere finestre che non tengono, luoghi dove piove dentro in una chicca, in un gioiello come il Teatro Municipale di Casale Monferrato è oggettivamente qualcosa che non va bene. Io ricordo che non ero ancora sindaco, un giorno andai con Fabrizio in visita al teatro, ero lì per uno spettacolo e gli chiesi ma qui cosa ci sarebbe da sistemare, e lui mi fece vedere alcune cose tra le quali le finestre, e mi fa piacere oggi aver ottenuto un bando che ci sta permettendo, perché i lavori sono in corso, una completa ristrutturazione dal punto di vista energetico della tenuta, della coinventazione, perché risolviamo un altro problema che questa città, un altro piccolo grande problema che questa città aveva, ma soprattutto conserviamo questo bene straordinario che ci è stato dato in eredità. Ricordiamo che oggi noi viviamo il teatro municipale come il bene straordinario che è, ma non tutti nel corso dell'epoca hanno pensato questo, e quindi le cose che viviamo come il teatro vanno conservate quotidianamente, vanno mantenute per fare in modo che non si torni alla situazione pre-anni 90 dove il teatro era chiuso, per chi se lo ricorda, e oggi con le belle arti così attive non si potrebbe più, ma ricordiamo che negli anni 50 il Consiglio Comunale fu protagonista anche di un dibattito sulla possibilità di abbattimento del teatro municipale per la costruzione di un altro edificio, un grattacielo dell'epoca di 20 piani, che avrebbe contribuito, verbale del Consiglio Comunale, a togliere a Casale l'area di città di provincia. Ecco, grazie a Dio vi fu un intervento importante di alcuni esponenti politici dell'epoca e il teatro venne salvaguardato. Questo per dire come cambia la sensibilità nel giro di 80 anni, di 90 anni, ma a quella sensibilità vanno fatti seguire i fatti, perché poi se noi vogliamo mantenere una struttura dobbiamo quotidianamente mantenerla. Quindi grazie a chi ci lavora dentro, grazie a chi ha operato per fare in modo che ci possa essere un rinnovamento. La collaborazione di Piemonte Dal Vivo fa sì che anche quest'anno si possa avere una stagione teatrale di livello. È importante ringraziare la Fondazione CRT che sostiene il teatro a livello piemontese, non solo quello di Casale, è importante dirlo, e ringraziare gli sponsor privati che sono citati in cartella stampa, Buzzi Unici MSPA, Distilleria Magno Berta e Finpo SPA, e ringraziare ancora la Regione Piemonte perché tramite Piemonte Dal Vivo da molti anni permette ai teatri delle città di provincia di mantenere un altissimo livello qualitativo delle proprie stagioni, e questo è un segnale d'attenzione nei confronti dei territori, ma è un segnale soprattutto del fatto che la cultura deve essere alla portata di tutti, deve essere diffusa, e che i luoghi della cultura meritano tutti allo stesso modo di essere valorizzati. Grazie. Fabrizio, prego.
Migliora. Uguale. Migliora su voi. Non ho tanto da aggiungere a quello che ha detto il sindaco, è un piacere fare questa conferenza stampa perché veramente la stagione teatrale, il teatro io lo vedo come il centro della cultura insieme agli altri palazzi, però il teatro è veramente quello che ha più appeal verso, verso i nostri cittadini. A teatro vengono i ragazzi, vengono i signori di mezza età, vengono anche le persone un po' più avanti con gli anni perché il teatro è sempre stato amato da tutti. Quest'anno abbiamo cercato di dare un po' di differenziazione degli spettacoli, è stato di nuovo aggiunto il musical che era parecchi anni che mancava ed è un musical anche di livello perché è un musical che va a livello nazionale, quindi non è un musical qua di produzione propria ma è un bellissimo musical. Ritornano i legnanesi a fatica perché comunque loro sono sempre pienissimi di date, si fa sempre molta fatica a trovare una data per loro. Ci sarà di nuovo l'operetta, ci sarà il concerto di Capodanno, il concerto di Capodanno che l'anno scorso ha ottenuto un successo, quest'anno contiamo di ripeterlo magari con una formula nuova, con poi a mezzanotte il brindisi e il panettone per tutti quelli che partecipano al concerto. E l'anno scorso tanta gente era rimasta proprio veramente entusiasta di questa cosa perché è un modo diverso per passare il Capodanno e tanta gente che magari non sapeva cosa fare a Capodanno ha trovato nello spettacolo offerto dal nostro teatro un momento diverso per trascorrere il Capodanno. E, anche allora, gli abbonamenti, le prose, l'abbonamento della prosa è un abbonamento più piccolo, sono solo 7 spettacoli, ma all'interno ci sono degli spettacoli di qualità. Anche qua troviamo un paio di spettacoli classici con alcuni spettacoli un po' più nuovi. E poi c'è l'abbonamento fedeltà al quale vengono aggiunti altri 5 spettacoli in un'unica serata e di cui troviamo Tullio Solenghi con la commedia di Gobi che a me piace tantissimo perché mi ricorda un po' quando ero una bambina che mia mamma piaceva tantissimo Gobi e quando ho visto che c'era la possibilità di avere Tullio Solenghi con i maneggi per maritare una figlia, pomelo e gassetta, penso che mi rimarrà impresso per tutta la vita, quindi mi è piaciuto poter avere uno spettacolo del genere, anche se è un po' un dialetto genovese che non è molto consono al nostro dialetto, però è bello poterlo fare. Ci sarà una novità quest'anno, una novità che spero di riuscire a portare a termine in quanto vorrei riaprire il bar. Era un servizio che piaceva molto ai clienti del teatro e spero di riportarlo in una veste un po' più nuova e un po' più bella per dare un servizio maggiore ai frequentatori del teatro, quindi non solo il caffè di mezzo spettacolo ma anche qualcosina in più. E cosa posso aggiungere? Direi che ho detto già abbastanza, comunque vedete nella cartella stampa c'è tutta la stagione teatrale e potete vedere già da voi gli spettacoli che verranno. C'è una bella novità, c'è anche Mars Giusti che viene a Casale con il suo spettacolo da solo. Non sono riuscita a portare il musical che sta facendo con il Marchese del Grillo perché non ci stava dentro al nostro teatro, anche se mi sarebbe piaciuto, però è una bella, io ritengo che sia una buona stagione, spero che anche da parte vostra ci sia il consenso su questo. Vi ringrazio di essere qui, ringrazio anch'io il Fabrizio perché sta dietro a tutti i miei capricci e sta dietro a tutto quello che sempre gli chiediamo, magari subito non è contento ma poi comunque giusto, è sempre giusto. Molto molto collaborativo giusto. E non posso che ringraziarlo. Ringrazio anch'io gli sponsor, c'è da aggiungere Portinaro che anche loro ci aiutano sempre per la stagione teatrale e saranno anche loro aggiunti nel libretto. E niente, ringrazio tutti coloro che verranno nel nostro teatro nuovo, ristrutturato e che si è rifatto il trucco. Grazie a tutti. Tocca a te. Sì, io aggiungo solamente che abbiamo cercato di mantenere comunque una politica dei prezzi contenuta. Abbiamo aumentato, ma mediamente di un euro a biglietto, quindi non quasi impercettibile. Si sarebbe dovuto aumentare di più, però l'amministrazione ha voluto intervenire economicamente per compensare comunque il mancato introito e quindi insomma pareggiare pareggeremo.
se avete visto la stagione in abbonamento, quella del segmento fedeltà è stata incrementata di uno spettacolo, il prezzo dell'abbonamento è aumentato in proporzione al numero di spettacoli, ma non è cambiato quello. L'abbonato fedeltà paga sempre 16 euro biglietto come pagava l'anno scorso, sempre se vuole rinnovare l'abbonamento. Per il resto basta, penso che sia veramente da sottolineare il grande impegno dell'amministrazione in questi lavori di ristrutturazione, che non riguardano solamente la sostituzione degli infissi e l'isolamento del tetto e altri lavori secondari, ma anche vari lavori di messa in sicurezza legati al sistema di infugazione e antincendio del teatro, che purtroppo ogni 4-5 anni è da rinnovare, ogni 4-5 anni ci costringe a spendere 100-150 mila euro per dei lavori che quasi non si vedono, ma che servono più che altro per la sicurezza del pubblico e degli artisti. Quest'anno, secondo me, avendo alleggerito anche un pochettino la qualità degli spettacoli, avremo ancora più gente. Speriamo in un aumento. Perché abbiamo alleggerito mediamente diciamo che è molto meno classico, è più vicino alla gente, più vicino anche allo spirito che la gente cerca. Io ho capito che la gente, soprattutto dopo il Covid, cerca qualcosa, vuol venire a teatro a divertirsi più che a piangere o dover fare delle lucubrazioni mentali. Tanti ci chiedevano di qualcosa di più allegro, allora abbiamo cercato di alleggerire un pochettino. Vediamo come ogni anno si fa qualche piccolo cambiamento per vedere se mandarlo a regime oppure tornare indietro. Tanti chiedono come mai non abbiamo ancora presentato la stagione, perché adesso l'abbiamo presentato un po' in ritardo, ma in ritardo, e forse questa è una cosa da dire, l'abbiamo fatta partire proprio 20 giorni dopo la stagione, a metà dicembre anziché a metà novembre, per poter completare con sicurezza il teatro. Per essere sicuri che i lavori finissero, perché avevamo paura di iniziare. Perché finiremo i lavori prima, ma abbiamo un po' di interventi dentro, poi di risistemazione, che ci porteranno via una ventina di giorni. Quindi fino a metà dicembre il teatro non sarà utilizzato. E poi partiamo subito. Diciamo che al netto del tema dell'antincendio che va rinnovato con questi lavori, diciamo che per una trentina d'anni il teatro è in sicurezza.